Marco Paccagnella, presidente Federcontribuenti. Vi associate con un'associazione, scudo quindi dei carabinieri, per che cosa? Un importante momento quindi per i cittadini. Abbiamo fatto un patto federativo per rompere quel sodalizio che c'è tra destra e sinistra e delle formazioni politiche. Noi ci dividiamo anche noi con i cittadini, ma tra le brave persone c'è, cioè tra le persone oneste e quello che non lo sono. Cerchiamo di mettere in piedi una rete di persone che vogliano mettersi in gioco per cercare di cambiare veramente le cose e non solo quelle chiacchiere e senza interessi di botteghe. Si parla comunque di mafia, si parla di corruzione, si parla della sicurezza mancante quindi a noi cittadini. Come riuscire a ricreare invece uno Stato che sia garante di questa sicurezza? Tramite una rete di cittadini seri, onesti e di buona volontà che abbiano voglia di mettersi in gioco per cercare di rompere questo sodalizio che c'è tra mafie, tra Stato e tante altre cose. Ricordiamo una cosa, che quando ci sono due poteri forti in uno Stato o si combattono o si alleano, e questo è quello che noi stiamo vedendo. Sta governando il dio denaro, è ineluttabile, non si può dire di no, e questo dio denaro è così forte forse anche per il momento di crisi? No, è una tendenza che si vedeva già prima della grande crisi, c'è una tendenza ad approvvigionare più denaro possibile. Forse tanti non ricordano che un giorno dovranno morire e se ne hanno molto di denaro saranno i più ricchi del cimitero.